benvenuti a una nuova edizione di Radio Sport 24, edizione Campania. Allora è tutto pronto per la super sfida Napoli-Juventus e andiamo subito sul sito napolicalciolive.com per leggere un po' le parole dei protagonisti. Partiamo da Walter Mazzarri, un Walter Mazzarri che ovviamente parla del San Paolo, dice deve essere una bolgia dall'inizio alla fine, parla anche di Cavani, non pensi al gol, e poi parla di Pirlo, ovviamente il giocatore della Juventus, un po' la mente del gioco. Dalle parole di Walter Mazzarri spostiamoci alle parole di Antonio Conte, allenatore della Juventus, dice non è bello parlare delle designazioni arbitrali, dispiace per Rizzoli, ovviamente non sarà l'arbitro ma sarà Orsato designato, e poi parla ancora, dice domani imporremo il nostro gioco. E allora, dalle parole che abbiamo letto su napolicalciolive.com di Conte e di Mazzarri, però ascoltiamo proprio le parole dell'allenatore del Napoli sulla designazione dell'arbitro Orsato e poi soprattutto su questa super sfida Napoli-Juventus. Ascoltiamo Walter Mazzarri. Per noi gli arbitri sono tutti uguali, devono applicare il regolamento, quindi noi dopo il discorso mio di Pechino non è mai stato fatto un discorso diverso sugli arbitri, quindi vanno bene tutti, e oltretutto Orsato è un grande arbitro, quindi va bene per noi Orsato. Mi sembra facile per un addetto a lavori non dire partita a scudetto, perché prima di tutto al di là dell'addetto a lavori ci sono 11 partite, può succedere di tutto, la matematica non è un'opinione, quindi dopo questa partita ci sono altri, se non sbaglio, 33 punti in palio, 11 partite dove può succedere sempre di tutto, quindi che poi sia una partita affascinante, importante, sentita per poi per i napoletani da sempre, una partita contro la Juventus rappresenta qualcosa di speciale, questo sì, questo l'avvertiamo tutti, ma da questo punto di vista siamo anche abbastanza abituati perché ne abbiamo già fatte tante sfide del genere, qualcuna ci è andata bene a noi, qualcuna è andata bene a loro, ma insomma tante soddisfazioni ce le siamo già tolte. Con la Juventus ci sono due partite, il ritorno al San Paolo, lo dico anche oggi, non è uno svantaggio giocare contro la Juventus al San Paolo con tutto lo stadio pieno a nostro favore, come lo era lo Juventus Stadium a loro favore quando siamo andati là, quindi abbiamo ancora questa per valutare il doppio scontro con la Juventus e abbiamo ancora da aspettare la partita di domani, non era chiave, è chiaro che questa chance me la voglio giocare in casa mia. Dunque erano le parole di Walter Mazzarri su questa super sfida Napoli-Juventus. E allora andiamo a leggere le probabili formazioni di Napoli e Juventus. Eccole qui, vediamo il Napoli con la difesa a 3 formata da Cannavaro al centro, poi Campagnaro e Britos. Maggio, ovviamente anche Walter Mazzarri non ha dato certo l'impiego dell'esterno destro del Napoli, poi Zuniga a sinistra, Berami e Hiller, e poi ancora davanti Amsic, Pandev e Cavani, e dunque vediamo anche la formazione della Juventus, questo 3-5-2 con Barzagli, Bonucci, Chiellini, poi Steiner, Pirlo, Marchisio, Vidal, Asamoah, Giovinco e Vucinic, che saranno ovviamente le punte della Juventus. E dunque dalle probabili formazioni abbiamo ascoltato anche Walter Mazzarri sull'impiego di Pandev dall'inizio, perché Walter Mazzarri è sicuro giocherà Pandev dall'inizio mentre Insigne resterà in panchina. Ascoltiamo Walter Mazzarri. Insigne sta crescendo nel migliore dei modi, partirà dalla panchina, ve lo dico già, ma tanto più o meno sapete tutto, prima perché è una partita particolare, poi c'è l'esperienza di Pandev, perché ho visto di nuovo con la gamba fresca e sta bene, e soprattutto poi comunque proprio perché ci avevo un minimo di possibilità di pensare anche a lui, la differenza l'ha fatto e ha fatto 90 minuti in Europa League, non mi viene mai quel nome purtroppo, me lo voglio scordare proprio, e poi a Udine ha giocato 90 minuti 3 giorni fa, insomma Pandev è più fresco e tutto, quindi partirà Pandev e poi vedremo se sarà da utilizzare. Comunque tornando a Insigne, sono contentissimo di come sta crescendo. Allora abbiamo ascoltato Walter Mazzarri e ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, per ora state con noi, Radio Sport 24, edizione Campania, continua. TTT Lines, il nostro ponte per la Sicilia, finalmente è realtà. Gallucci Faibano.
Il cioccolato artigianale a Napoli. Dal 1890 la Gallucci Faibano produce cioccolato rispettando le antiche ricette con l'impiego di macchinari moderni ed epoca. Le golose proposte soddisfano i palati più raffinati. La linea più rinomata, realizzata in esclusiva dall'azienda, è quella della cioccolateria Nuda, un omaggio alla corte parigina, da dove le prime generazioni hanno tratto l'ispirazione dolciaria. Bentornati a Radio Sport 24, edizione Campania. Andiamo sul sito internet iamnaples.it perché, lo dice Radio Marte, il biglietto per Napoli-Juve è valido anche per la finale di Coppa Italia Primavera. Dunque importante questa decisione, farà piacere senza dubbio ai tifosi del Napoli che potranno vedere la super sfida Napoli-Juventus, ma potranno anche assistere alla finale di Coppa Italia Primavera. Complimenti alla società sportiva Calcio Napoli. Da questa iniziativa alle parole poi di Mirko Vucinic, il giocatore, l'attaccante della Juventus, che sicuramente mette paura al Napoli e parla, ovviamente, leggiamo qui su soccermagazine.it, dice: non so perché, forse è un caso, però in qualche modo mi ispira, ecco, giocare contro il Napoli. Il San Paolo non mi preoccupa, dobbiamo reagire come abbiamo fatto a Glasgow. E poi leggiamo ancora, più o meno ci sarà lo stesso ambiente, quindi dobbiamo essere bravi a isolarci e pensare alla partita. E dunque abbiamo ascoltato anche Walter Mazzari su come si aspetta il San Paolo, come sarà il San Paolo, sarà una vera e propria bolgia, il tutto esaurito per un record di incasso, e dunque sarà un San Paolo che darà la carica giusta. E proprio ascoltiamo Walter Mazzari che chiama all'appello i tifosi del Napoli, sentiamo cosa dice. Se ci dovessero essere delle difficoltà, spero che tutti uniti ci aiutino a fare una grande partita contro questa signora squadra. È inutile dirlo, loro sono così, hanno avuto anche questa esperienza della Champions, che sono forti ragazzi, bisogna anche riconoscerlo, però a volte non sempre i più forti vincono, e noi bisogna cercare di metterci qualcosa in più con l'aiuto del nostro pubblico. Come ho detto anche all'andata, essere qui è un vantaggio per noi, tutti insieme cercare di superare questo grande scoglio. Bisogna però ritrovarlo quello, che ritremi un po', che il pubblico lo sento caldo dal primo minuto, anche se si fa due errori con qualche giocatore fino al 95esimo, mi calmerebbe risentire quell'ambiente bello caldo, così bello positivo oltretutto. Bentornati Radio Sport 24, allora abbiamo un ospite al telefono, Fabio Andreotti, procuratore di Lorenzo Insigne. Benvenuto a Radio Sport 24, Fabio. Buonasera a tutti. Allora, partiamo dalla notizia proprio dell'ultima ora. Walter Mazzari ha detto che giocherà Pandev e che Insigne partirà dalla panchina. Ecco, secondo te c'è un po' magari un velo di delusione, ci potrebbe essere un velo di delusione per Lorenzo? Ma diciamo che tutti i giocatori vogliono giocare. Certo. È chiaro che Lorenzo magari è un napoletano, sente molto questa partita, però devo essere sincero, l'ho sentito poc'anzi e sinceramente non era assolutamente deluso. Mm-hmm. Il termine forse esatto è che scalpita, nel senso lui sa che probabilmente avrà la possibilità, e in quei minuti che avrà la possibilità spero che Mazzari gli dia un tempo sufficiente per poter esprimere anche lui al massimo della forma, come lui penso che oggi si senta proprio bene, e quindi speriamo che dia anche lui il suo contributo. Ecco Fabio, però Walter Mazzari ha approfondito il discorso su Insigne e ha detto proprio che è soddisfatto del processo di maturazione del giocatore, ovviamente fino a questo punto della stagione. Ecco, ripercorriamo un po', anche secondo te, che lo hai cresciuto, ecco, secondo te il giocatore a che punto è di maturazione? Un punto abbastanza importante, lo aspettavi magari ad inizio stagione che Lorenzo potesse essere già a questo punto? Guarda, più volte nello studio l'abbiamo manifestata questa sinceramente deve essere, l'abbiamo sempre detto all'inizio, che noi non ci meravigliamo del rendimento che sta attualmente avendo, certo, Lorenzo, anzi noi
aggiungiamo che al di là dell'annata che secondo noi è stata proficua sotto tutti i profili, tenendo conto sempre del discorso della crescita ovviamente, ti dico che se conoscendolo da piccolo è un ragazzo che ancora non ha espresso tutto il valore proprio, il suo valore secondo me. È un giocatore che secondo me è in una fase importante della sua vita e che sta crescendo in maniera graduale, e io sono convinto che diciamo nel passare degli anni vedremo veramente un giocatore che, oltre ad essere un ottimo giocatore, secondo me ha delle qualità che possono veramente essere eccezionali, qualità che sicuramente ha e che sicuramente pian piano le metterà fuori. Fabio, ti chiedo anche, secondo te, che partita sarà Napoli-Juventus, o quantomeno come la deve interpretare il Napoli per vincere, per avvicinarsi alla Juventus? Guarda, io penso che le partite, queste partite di cartello, il Napoli ha sempre, non ha mai disatteso, è sempre stato puntuale, e sono convinto che il Napoli secondo me domani farà una grande partita, anche perché, diciamoci la verità, psicologicamente giochiamo in casa, e se vogliamo puntare al campionato domani la vittoria è d'obbligo. In genere quando sono quando le diciamo le squadre di Mazzarri, la storia ci insegna che in queste gare dove magari l'attenzione deve essere ai massimi livelli, le sue squadre sono sempre state puntuali ad esprimere questi valori. Io penso che domani sicuramente troverà una Juve che è una Juve sicuramente tutt'altro in calo, perché spesso in questi giorni sentiva o leggevo da qualche parte che qualcuno parlava di una Juve in declino sotto certi aspetti, ma assolutamente io non credo che sia così. È una Juve assolutamente che ha dei valori importanti. Domani verrà qui e cercherà di strappare la vittoria al Napoli. Questo farà sì che la fa diventare, secondo me, una partita difficile, ma ho la sensazione che il Napoli secondo me domani può uscire tranquillamente con un risultato tra virgolette positivo. Noi ti ringraziamo, Fabio Andreotti, per essere stato con noi a Radio Sport 24. Ovviamente ti aspettiamo nei nostri studi. Grazie a voi, e sicuramente è solo un piacere, Manuel. Grazie ancora. E allora continuiamo Radio Sport 24, perché siamo andati in giro per la città a vedere un po' com'è l'umore della gente e soprattutto come la gente sta vivendo questa vigilia di Napoli-Juventus. Vediamo. Mancano 24 ore al match scudetto Napoli-Juventus. Andiamo a sentire gli umori dei tifosi azzurri. La partita è molto dura. E perché la Juve è forte. La Juve è molto forte. Ciampillo, l'improvviso fa un... ti fa un bel servizio. Io penso che a Napoli, secondo me, domani sera ci sarà una buona risultata. A Napoli facciamo su solo chiacchiere. Pronostico secco Napoli-Juventus. 3-0. Tripletta Cavani. Campagnaro 1-0. 1-1. Chi segna? Amsic Giovinco. 3-0. Chi segna? Cavani ed Amsic. Sono i nostri simboli. Il ritorno di Maradona a Napoli ha riacceso la passione e la fantasia dei tifosi azzurri, riversatesi poi in una cinquina a giocare all'otto. Andiamo a vedere se anche in vista di Napoli-Juventus ci sono dei numeri fortunati da giocare. C'è un terno propiziatorio in vista di Napoli-Juventus? Sì, eccolo qua. Allora, abbiamo fatto 1 il giorno che domani, 7 Cavani e 45 la partita. Quanti tifosi stanno giocando questi numeri? Tifosi stanno giocando questo terno? E adesso invece andiamo a vedere le quote riguardanti Napoli e Juventus in questo centro scommesse. Sono state variazioni delle quote scudetto in questi ultimi giorni? No, variazioni di quote no, perché la Juventus comunque è ancora in testa con 6 punti di vantaggio. Poi dipenderà sicuramente dal risultato della partita, dello scontro diretto. E le giocate più fatte in questi giorni? Come risultato esatto il 3-1, poi giocano spesso la vittoria del Napoli anziché la vittoria della Juventus. Eccoci qua, erano i tifosi del Napoli, mentre qui vediamo su napolicalciolive.com l'allenamento al San Paolo dei giocatori azzurri, foto pubblicata dal profilo Twitter del Napoli, e dunque i giocatori che hanno testato il nuovo manto del San Paolo, tutto nuovo, zolle,
tutte nuove e dunque un manto perfetto per questa super sfida Napoli-Juventus. Era l'ultima notizia di Radio Sport 24, ovviamente l'appuntamento con voi e alla prossima edizione.